Cari amici, oggi andremo a preparare insieme dei biscotti tronchetto alla ricotta, farciti con la marmellata oppure per i più golosi va benissimo anche la Nutella. Golosi, morbidi e profumati, quindi dai, iniziamo subito a prepararli insieme. Come ingredienti avremo bisogno della ricotta, uova, pizzico di sale, un'arancia con la buccia non trattata, zucchero, burro, farina e poi mezza bustina di lievito per dolci. Quindi iniziamo con la preparazione partendo dal burro che metterò in una ciotola. Il burro dovrà essere morbido. Aggiungo le uova e inizio a mescolare con una forchetta. A questo punto aggiungo lo zucchero semolato, lo unisco a questi due ingredienti, aggiungo una ricotta asciutta che andrò a sbriciolare unita anche alla ricotta. Andrò ad aggiungere la buccia grattugiata di un'arancia, mi raccomando, non trattata. Do una breve mescolata per poi aggiungere la farina. La farina la aggiungerò poco per volta. Quindi iniziamo a formare l'impasto. Nel frattempo aggiungo anche un pizzico di sale e poi successivamente il lievito per dolci. Quindi impastiamo fino a formare un panetto morbido ma non più appiccicoso, che successivamente andrò a dividere in due dopo aver aggiunto un po' di farina sulla spianatoia oppure sul tavolo da lavoro. Stendo l'impasto inizialmente con le mani e poi successivamente con il mattarello. E dopo aver formato una sfoglia sottile, aiutandomi con una rotellina, darò forma a un rettangolo. Farcisco poi con della marmellata. Io utilizzerò la marmellata ai frutti di bosco. La stendo per bene e inizio a chiuderla partendo dal lato più largo. Sigillo per bene il bordo pizzicando con le dita. E prima di formare i biscottini andrò a rigare con i rebbi di una forchetta l'impasto, dando proprio forma a un tronchetto. E ora andrò a formare i biscotti tronchetto.
Non mi resta che metterli in una teglia foderata con della carta forno e poi andranno nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta freddi andrò ad aggiungere un velo di zucchero a velo . Oltre a essere molto belli da vedere, sono anche davvero buonissimi, morbidi e profumati. Sono certa che i vostri bambini, come anche i grandi, adoreranno questi biscotti. Non vi resta che provarli. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi mando un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!